Il Ministero dell'Interno dà il suo ok al bando per il concorso che consentirà di inserire nell'organizzazione della Polizia Municipale 28 nuovi agenti, ma a tempo determinato per soli 2 anni. L'amministrazione comunale dice basta a mendicanti, lavavetri e parcheggiatori abusivi con un'ordinanza decoro, vietato anche il consumo di alimenti e bevande sul suolo comunale. Pena una multa da 100 a 300 euro. Paolo Chilea, 27 anni, da 3 anni lotta contro una rara forma di sarcoma al torace e dallo scorso 29 giugno ha lanciato una raccolta fondi per poter affrontare un intervento negli Stati Uniti. Gas, anidride solforosa e lava. Lo Stromboli prosegue con la sua attività vulcanica. Alte colonne di fumo si sono elevate alla sommità dell'isola, che rimane una sorvegliata speciale. Continua a sondare il mercato la CR Messina, che sta abbagliando anche il bomber Gennaro Esposito, ex Nola e Savoia. La stagione LFC invece scatterà ufficialmente giovedì con raduno e visite mediche.